tanto delle sue 300 sculture, ma soprattutto la porta del museo farà il suo dimanere. La gente è stata a credere che finalmente vedrà questa porta già entrata nella leggenda. Dettagli di mistero circondano la sua creazione. Ma qui, nella solitudine del padiglione dell'arma, alla vigilia dell'apertura della mostra, Rodin prende una clamorosa decisione. Quando il pubblico entra per scoprire il famoso monumento, è colto dallo sconforto. La porta dell'inferno non è altro che una distesa di intonaco disordinato. La folla è attonita. Rodin non si degna nemmeno di giustificare il suo gesto. L'unica cosa chiara è che il gesto dell'artista è una risposta a una forte esigenza interiore. Quest'opera importante segna un cambiamento radicale, non solo per lo scultore, ma per la storia della stessa scultura. Il Balzac che erige segna l'inizio di una rivoluzione. Rodin si è liberato dai codici della rappresentazione realista, in favore di una semplificazione del tratto al limite dell'astrazione. E quando Rodin espone per la prima volta il suo Balzac accanto al suo bacio marmoreo, per l'artista è uno shock. Si rende conto che qualcosa è cambiato. Guardandoli l'uno vicino all'altra, ho sperimentato una strana sensazione che il mio bacio era morbido, sprofondato di fronte al Balzac. L'arte di Rodin cambia irrevocabilmente dopo il momento passato. C'è un prima e un dopo passato. Se la porta dell'inferno gli ha permesso nel corso del tempo di creare tanti capolavori, sviluppare uno stile unico, di iscriversi alla storia della sua vita, egli ora non si riconosce più nella propria fine di figura e di figura. L'artista aspira alla purezza, alla radicalità del movimento, ciò che sarà definito astrazione ed espressionismo. Questo, senza dubbio, spiega la sua decisione, all'epoca comprensibile, di presentare la sua forza unica, più suggestiva che realistica, in linea con l'artista che è diventato. La porta dell'inferno regala a Rodin la sublimazione e l'umiliazione, il successo e l'incomprensione. Costruisce il suo mito. Questa esperienza affascinante troverà la sua
Con la corda, Rodin ha raggiunto l'avanguardia dell'astrazione e ha gettato le basi dell'arte moderna. La via è aperta agli artisti contemporanei. Ciò che vedevano e dei cambiamenti di questa interpretazione attraverso
queste foreste del Messico del Sud sono coltivate da generazioni. Qui i contadini piantano il cacao fin dai tempi più remoti. Nascosto nel fitto sottobosco, però, troviamo un tesoro ancora più prezioso. Un tesoro che fu piantato qui oltre 3.000 anni fa. Sono i resti di una civiltà ormai scomparsa, una delle prime a creare sculture dalle fattezze umane. Per gli archeologi si trattò di una scoperta talmente inaspettata che non si accorsero di trovarsi di fronte alla cultura madre di tutte le civiltà del mondo. Nel 1862, a Japan, un archeologo messicano scoprì la prima testa colossale Olmeca. All'epoca la gente associò queste enormi teste a un'etnia africana, perché i tratti somatici caratterizzavano i volti delle statue non ricordavano affatto quelli ispanici. È probabile che le sculture fossero state posizionate all'ingresso di un'antica città olmeca.